Amici del Portale del Verde, eccoci qui a presentare oggi una pianta d'interno, una pianta d'appartamento che io dico che quasi tutti nella vita abbiamo ricevuto prima o poi in regalo. E allora siamo a dare qualche buon consiglio proprio se l'abbiamo ricevuta in regalo oppure ci siamo fatti un regalo e ce la siamo comprata per vedere come poterla appunto curare al meglio, per far sì che questa pianta dalla fioritura generosa possa veramente fiorire dalla primavera all'autunno, così come è indicato. Una pianta perciò molto molto generosa, se calcoliamo insomma che fa più della metà dell'anno a fiorire e tante volte a me invece tanti hanno solo comunque queste belle foglie che sono bellissime, però non riescono a portarla a fioritura. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché le piante, tutte le piante comunque, hanno un obiettivo che è quello di portare avanti la specie e quindi il fiore è il segno proprio che le cose stanno andando per il meglio. Se non c'è il fiore, vuol dire che la pianta in qualche modo ha una carenza, una mancanza che può essere la luce, può essere la temperatura, può essere l'acqua. Insomma, dobbiamo andare a scoprire qual è quella cosa che gli manca. Cominciamo subito dall'esposizione che deve avere il vaso, appunto, che mettiamo, abbiamo ricevuto in regalo. Dobbiamo andare a metterlo in una zona luminosa, molto luminosa, ma attenzione, non ci deve essere il sole diretto. Quello veramente fa il male dello spatifilium. Lo spatifilium è una pianta, come vedete, generosissima a livello di foglie, dicevamo anche di fiori. Qui guardate, ce n'è più di qualcuno, ma se guardiamo in mezzo alle foglie, che sono delle foglie molto lunghe, appunto, puntite con queste bellissime nervature e di questo verde molto vivace, molto acceso, quindi è una pianta insomma che si fa apprezzare anche per le foglie. Dicevamo i fiori dalla primavera all'autunno, quello che noi consideriamo il fiore, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, di solito in genere si dice questo è il fiore. Allora facciamo una precisazione. Questa viene chiamata spata. Non è altro che praticamente quella che vediamo bianca, non è altro che una bratta, si dice, ovvero una foglia modificata, cioè anziché essere verde diventa bianca. Questa è una foglia, se infatti se la guardiamo è identica alle altre, più piccola, più contenuta, più racchiusa, ma è una foglia, si chiama bratta. Questa invece che vediamo è la spata e quello che vediamo invece all'interno è lo spatice. Lo spatice è praticamente il fiore è questo qua. Quindi, fatta questa precisazione, dicevamo che una volta, ecco, una volta sfiorita, la spata è consigliato di andare a tagliarla. Ok, attenzione, molti mi cade. Andiamo a tagliarla qui alla base, quindi andiamo a tagliarla con una forbice, con un coltellino disinfettato prima, con una fiamma viva. Questo serve per evitare le malattie fungine, perché tante volte magari quella forbice l'abbiamo, che ne so, utilizzata per un'orchidea malata, ecco che dopo andiamo a portare le malattie fungine in questa pianta. Quindi un accendino, basta anche un accendino, comunque una fiamma di un fornello, fiamma viva, andiamo a disinfettare il nostro coltellino e poi andiamo a recidere proprio qui alla base e andiamo a togliere la spata sfiorita. Questo è un buon consiglio. Visto che ci siamo, parliamo già anche delle malattie. Le malattie più frequenti per questa pianta sono la cocciniglia farinosa, il ragnetto rosso e i classici pidocchi. Per tutti e tre il consiglio che vi do è quello di utilizzare l'olio di neem. L'olio di neem ha un uso appunto trasversale, ormai non smetterò mai di dire, è quello che io chiamo l'olio quasi miracoloso, vuol dire che lo possiamo utilizzare per le persone, per gli animali e soprattutto per le piante. L'olio di neem ha anche il vantaggio che, oltre a sconfiggere quelli che sono appunto questi animaletti che tanto danno fastidio alle nostre piante, ha anche il vantaggio di rendere ancora più belle e lucenti le nostre foglie. Quindi utilizziamo l'olio di neem. Se non volete utilizzare l'olio di neem potete prendere comunque un antiparassitario, però insomma se vogliamo qualcosa di naturale penso che l'olio di neem sia la soluzione migliore. Vi lascio comunque in calce a questo video, nella descrizione trovate il link dove potete trovare appunto l'olio di neem. Cos'altro possiamo dire di questa pianta? Le bagnature. Ecco, è una pianta che noi dobbiamo sempre mettere comunque il dito qui dove c'è la terra e magari scavicchiare un pochino e sentire se sotto è umida. Dobbiamo accertarci che la terra sia sempre umida, mai fradicia, perché non sopporta i ristagni idrici come la maggior parte delle piante. Tollera molto bene, anzi, gradisce molto l'umidità e quindi possiamo fare anche in questo modo. Prendiamo, in questo caso, vedete, c'è un sottovaso. Cioè, scusate, c'è un
un coprivaso, qui sotto possiamo andare a mettere, per dire, dell'argilla espansa, uno strato, e poi andare a mettere il nostro vaso. Questo fa sì che l'acqua che fuoriesce dal vaso non entri in contatto con le radici, ma fornisca comunque un buon apporto di umidità alla pianta, che è una pianta comunque originaria dell'America tropicale, quindi gradisce sia l'umidità, ma anche se andiamo a nebulizzarla lo gradisce molto. Le bagnature in inverno vanno veramente ridotte ai minimi, dobbiamo sempre comunque accertarci che qui la terra sia sempre un po' umida. Parliamo, ecco, già visto che ci siamo, parliamo, l'avevamo in mano prima, del rinvaso. Allora, il rinvaso, in questo caso io ho in mano un vaso che vedete più o meno è un 20-18 per la precisione. Allora, è già una bella, è una bella pianta, quindi qui al massimo farò 1/2 rinvasi, non di più. Quando si fa il rinvaso? A primavera. Primavera bisogna prendere, si fa un po' come con le scarpe dei bambini, non bisogna esagerare col vaso troppo grande, bisogna prendergli il numero successivo. Quindi facciamo un esempio: se io prendo uno spatifiglio, un vaso 14, andrò a mettergli un 16, poi l'anno dopo un 18, poi un 20. Quando arriva un 20-22 al massimo, mi fermo e non devo più effettuare il rinvaso, ma basta che vado a scavicchiare qua, tolgo quei 3-4 cm, tanto così, di terra e vado a mettere del terriccio nuovo. Il terriccio deve essere un mix, diciamo 30-30-30 a livello di percentuale, fra torba, sabbia e corteccia, quindi deve essere un substrato ben drenante, quindi deve drenare molto, quindi l'acqua deve poter scorrere, si dice un substrato molto sciolto. Possiamo alleggerirlo ancora di più con dell'agri perlite, anche questo si utilizza molto, i vivaisti ne fanno largo uso, e anche di questo vi lascio il link nella descrizione. Come vedete, questa pianta non ha un fusto, sono solo foglie che partono direttamente dal rizoma, perché questa è una pianta un po' come la calla, dove c'è il rizoma sotto. Il rizoma è diviso in due: la parte inferiore è una vera e propria radice, nella parte sopra del rizoma vi è proprio la partenza delle foglie, quindi le foglie escono direttamente dal rizoma. Quando andiamo a fare il rinvaso, perciò in primavera, noi possiamo andare a dividere il rizoma, anche lì con un coltello ben affilato e disinfettato. Tramite la divisione del rizoma noi possiamo andare a propagare la pianta, è il sistema più diciamo così diffuso, più utilizzato per poter così propagare facilmente lo spatifiglio. Si può anche logicamente propagare attraverso seme, ma per noi hobbisti, così come ci chiamano i vivaisti, è un'operazione sicuramente più complicata. Parliamo infine delle temperature. Questa è una pianta che sopporta le temperature minime non al di sotto dei 16 gradi, quindi bisogna stare molto attenti. Se l'abbiamo portata fuori d'estate, va portata fuori d'estate perché la pianta ne beneficia sicuramente, la mettiamo all'ombra di altre piante, non la mettiamo mai direttamente al sole, e attenzione, la mettiamo in una zona abbastanza riparata, in un angolo magari dove non vi sono correnti, teme tantissimo le correnti d'aria, e perciò attenzione, quando finisce l'estate dobbiamo andare a ritirarla prima che le temperature minime crollino, quindi attenzione a quel 16 gradi che vi ho indicato. Le temperature massime invece gradite sono fra i 22 e i 25, sarebbe il massimo. Se dovessero arrivare anche fino ai 30 gradi per un periodo non troppo prolungato, lo spatifilium le regge tranquillamente. Se noi abbiamo l'accortezza di stare attenti a queste semplici cose, perciò ristagno idrico, le correnti d'acqua, le bagnature moderate, diciamo, ma molto frequenti, ecco che il nostro spatifilium lo mettiamo in condizioni di fiorire in modo generoso. Ecco una cosa che mi sono dimenticato: la concimazione. Dobbiamo andare a concimare dalla primavera all'autunno ogni 15-20 giorni con un concime per piante verdi, ma soprattutto andiamo a utilizzare un concime sbilanciato sul potassio. Sapete che ci sono, i titoli sono azoto, fosforo, potassio. Ecco, dobbiamo stare attenti che il potassio sia un po' di più rispetto agli altri due. Perché? Perché il potassio serve proprio per la moltitudine di fiori che questa pianta va a generare se è in salute. Tutto qui, io spero di esservi stato d'aiuto con questo video. Come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, fatemi sapere se avete anche voi questa pianta in casa, e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!